La prima cosa che volevo dirvi è che la nostra squadra, la squadra che ho l'onore di allenare, deve sempre pensare di fare partite da guerrieri. Poi volevo ancora di più dare un senso a queste parole, a quelle che erano state le parole dopo Cantù, quando definisco lo spirito da ignorante che ci deve contraddistinguere e non certo quelli da liceali. Perché? Perché se metti energia in una qualsiasi cosa, e quindi se metti energia in una partita, nasce sempre qualcosa di positivo. E allora tutto questo pensiero, ci deve servire per, numero uno, colmare esperienza a questo tipo di partite e colmare esperienza a questo tipo di basket. Uso la parola esperienza in modo molto corretto. Poi un altro aspetto, il terzo, è quello di, e questo fa parte sempre dell'esperienza e della crescita di una squadra, è non aspettare che la partita ti arrivi contro, ma andare incontro alla partita, perché come mi piace pensare, se aspetti e ti metti a guardare l'onda, l'onda ti viene addosso. Preferisco sempre andare contro l'onda, andargli sotto e andare incontro ed aggredirla. Il quarto aspetto è che cosa dobbiamo capire. Dobbiamo capire delle variazioni da partita a partita. E questo fa parte sempre del nucleo dell'esperienza. Come dire, da quarto a quarto in ogni partita, perché ci sono variazioni da quarto a quarto, e poi dobbiamo capire le variazioni che per ogni possesso, perché ogni partita, ogni momento è differente. E risottolineo una cosa, che dobbiamo fare esperienza. Dall'inizio dell'anno, che ve lo dico, ve lo ripeto, perché ci stiamo lavorando, la stiamo cercando di aggredirla. L'esperienza è una cosa che cresce con il tempo, perché domenica Cantù, giocatori più esperti nei ruoli importanti, ci hanno messo veramente in difficoltà. Però è chiaro che questo tempo noi lo dobbiamo aggredire, non possiamo, aspettare, lo dobbiamo aggredire con ancora più ardore di quello che abbiamo fatto fino adesso. E quindi quello che dobbiamo fare adesso è essere arrabbiati, essere determinati, essere consapevoli che noi siamo una squadra che deve difendere duro e deve avere un aiuto costante da ogni singolo giocatore. Che si giochi un minuto o 30 minuti, quello che deve essere chiaro in ogni giocatore è che bisogna dare un contributo alla squadra. E questo è quello che dobbiamo avere nella nostra testa in tutta la settimana. Andando per ordine, partendo dal fatto che in difesa magari avessimo commesso solo errori, sarei molto contento se avessimo solo commesso errori, però non c'è stata né energia, né intensità, né orgoglio, né determinazione a fare le cose e poi dopo sono venuti fuori gli errori. Ma quello che guardo sempre in ogni partita, mi piace vedere sempre il linguaggio del corpo, e il linguaggio del corpo non era un linguaggio del corpo determinato. Lo è stato solo nel terzo periodo, quando abbiamo buttato via le stampelle di una, come dire, inesperienza, incapacità di giocare certi tipi di partite, e abbiamo giocato col nostro sistema, segnando anche una quantità di punti che è quella che possiamo e che dobbiamo pensare. Quindi questa è la prima parte della risposta. La seconda parte riguarda un po' in modo più in generale. Non ho fatto adesso quello che sto dicendo, quindi può essere contraddetto da me, prima di tutti, oltre che da voi. Non ho fatto un esame di tutti i punti che sono stati segnati nelle prime partite e quelli che si segnano oggi. Parlo di tutto il campionato. Perché dico questo? Perché dopo 12 partite, si comincia a vedere proprio già l'espressione di un basket a non farti fare, ad abbassare le percentuali. Ci sono poi partite da 90 punti, ci sono partite nel supplementare, però vedo che molte partite vengono abbassate nel punteggio. Questo per dire in generale. Per quello che ci riguarda, io
Invece noi, quando vi dicevo che tutti devono aiutare la squadra, volevo dire anche questo, che in attacco abbiamo bisogno A, di aumentare il numero dei possessi, quindi se concedi più rimbalzi agli avversari, se concedi più palle perse hai meno possessi. Quindi questa è la prima risposta. La seconda risposta è che, essendo una squadra un vascello e non una corazzata, dobbiamo rubare più punti in contropiede, e questo nasce dai rimbalzi, dalle palle recuperate, quindi dall'aggressività, da una disponibilità. Considero pure che gli avversari cercano di non farci fare questo, e quindi questo è un altro obiettivo. Terzo aspetto, dobbiamo tornare ad avere una maggiore presenza all'interno dell'area dei 3 secondi con i lunghi e con le penetrazioni, cosa che in questo momento ci mancano, le penetrazioni, e stiamo vedendo. Quarto, ultimo ma non ultimo, è che dobbiamo ritornare a giocare con percentuali di tiro da 3 migliori, perché basterebbe avere un 36-37% nel tiro da 3, che i nostri punti già sarebbero molti, molti, molti di più. Quindi abbiamo, nella negatività, abbiamo tante cose che ci possono permettere di migliorare. Siccome mi piace sempre pensare in positivo, e quindi i problemi li vedo come elementi per poter crescere, queste sono le linee su cui dobbiamo poter crescere. Nel primo periodo abbiamo avuto difficoltà, però per esempio ti ricorderai bene che sul meno 8 c'è stato un tiro da 3 di Achiol, che era un rigore, che lui quello gli fa bendati, quella roba lì. Sì, no, per dire, quello poteva vuol dire meno 5 in una partita che stavi recuperando. No, solo per dire che in parte è vero quello che dici, ed è una cosa che dobbiamo migliorare, perché siamo stati aggrediti, e quando vi parlavo di esperienza di partita in partita, perché contro Caserta abbiamo aggredito, a Cantù siamo stati aggrediti, quindi per questo parlo di esperienza di partita in partita, di esperienza fuori casa, di un basket italiano che è diverso da qualsiasi altra parte del mondo. E quindi è certo che da una parte dobbiamo migliorare la nostra qualità d'attacco, ma dargli consistenza e continuità. Dall'altra è una questione proprio di tranquillità e di fiducia, di tirare e di tra tirare e segnare c'è questa sottile differenza. Ecco, noi dobbiamo arrivare a segnare ogni volta che tiriamo. Questa è una squadra che è partita con certi obiettivi, prima di tutto di bilancio, attenzione al bilancio, perché l'anno scorso, voi sapete bene, gli ultimi 2 anni i bilanci sono stati importanti, molto importanti. E quest'anno invece abbiamo un bilancio nettamente inferiore ad una squadra costruita per l'Eurolega. E quindi questo secondo me è importante. Poi arrivo alla seconda parte della domanda. Secondo aspetto, questa è una squadra che è stata costruita per ottenere un risultato chiaro, definitivo, che è quello della permanenza in A1. E oggi, se tiriamo la riga, non possiamo dire che questa squadra non ha ottenuto o non sta ottenendo questo risultato. Ma questo non è perché ci accontentiamo, non perché facciamo finta di non vedere che abbiamo giocato male, questo no, perché sennò sarebbe, come dire, dare per scontato e santificare le sconfitte. Quindi siamo profondamente arrabbiati della sconfitta di Cantù, profondamente arrabbiati. Però dobbiamo anche essere sereni con il rapporto forza-investimenti-forza-obiettivo, e questo è quello che noi stiamo cercando di fare. Quindi noi stiamo cercando di portare avanti e di far crescere questo gruppo. Aggiungo, nella vita, quando qualcosa non funziona, la prima cosa che ti viene in mente è quella di cambiare, pensando sempre che il cambiamento, solo perché è novità, ti porti successo. Personalmente, nella vita penso che quando qualcosa non mi funziona cerco di capire perché, cerco di lavorarci perché le cose migliorino, e soprattutto lo dico con una squadra di basket, che è nuova per 9 decimi, che è giovane nel giocatori 1, 2, 3, molto giovane, con poche esperienze di questo livello di questo basket, che nonostante tutto, e sperando che non siano ultime parole famose, fino a questo momento ha regalato più soddisfazioni che non arrabbiature, più emozioni, comunque regala emozioni.